Buongiorno, eccoci, bentornati in un nuovo vlog. Mi avete chiesto in diverse persone di fare video chiacchierici. Tra l'altro, no, non è l'obiettivo sporco, ma è il riflesso della luce. Ma va bene così, mi sono appena alzata, quindi mi vedete in pigiama ancora, ma faccio colazione e poi mi vesto che vado a prendere mia nipote, andiamo al pane trita, poi andiamo al centro commerciale di Arese e ci facciamo una giornata insieme, ne ho bisogno, ne ha bisogno, quindi insomma. Allora faccio colazione con latte e cereali e più un grappolino di uva fragola, eccolo qua, che poi non ne posso mangiare troppa, se no mi fa allergia. Io sono allergica all'uva, che mi fa proprio l'allergia dentro gli occhi e intorno alla bocca, è veramente una sensazione fastidiosa. Ma prima prendo questi integratori della Fito Fan Air, non ci guadagno niente, ve lo dico subito. Praticamente sto facendo una cura per la dermatite seborreica che ho preso in seguito alla situazione di stress che sto vivendo. Vabbè, non è a fuoco per niente, fa niente, e quindi sto facendo la cura e direi che va tutto bene perché comunque in neanche un mese ho risolto. Quindi direi che va benissimo la cosa, visto che comunque posso finalmente tornare a sorridere, tra virgolette, anche perché quando ero in Salento ce l'avevo ed era bruttissimo farsi bagni in mare perché la dermatite seborroica, non so se lo sapete, crea delle croste in testa molto dolorose, quindi a contatto con l'acqua di mare. Potete immaginare il dolore che crea, quindi insomma. Poi niente, avrei dovuto fare il dolce, però ieri poi ero stanca, ho preso in carico un articolo di Me la scrivi e mi sono messa a scrivere fondamentalmente. Allora, cosa posso dire? Ieri su Instagram vi ho detto come dire, vi ho detto la vicissitudine dell'imbianchino. Io ho provato ad approcciarmi con lui con calma, cioè io gli ho scritto via WhatsApp con calma, non c'era, cioè, e poi ovviamente lui ha visualizzato, non ha risposto e ovviamente io sono andata sui social, intanto c'è la Lizzy che vuole uscire sul balcone. La faccio uscire. Esci. Ovviamente devono fare le comari fuori. E quindi niente, per quello che io poi mi sono incavolata, lui in tutta risposta non è che mi ha detto Gianna che problemi ci sono, eccetera. No, dopo 9 mesi mi contesti il lavoro. Sì, perché il lavoro di un imbianchino si vede anche a medio-lungo termine. Cioè, piuttosto che dirmi Gianna, va bene, che problema c'è? Mi mandi le foto di tutto. E no, ma dopo 9 mesi hanno quello che dice ha il valore che trova. No, la tua professionalità ha il valore che trova. Cioè, anche perché comunque mi dici dove ho sbagliato, inviami le foto, fammi capire, no? Almeno, e poi si trova una soluzione. Allora, ovviamente, poi io naturalmente adesso su YouTube non faccio il nome di questo mio anch'io, ma su Facebook e Instagram è come se lo faccio. Anzi, dopo che vado a vestirmi, vi faccio vedere la schifezza che ha fatto nella stanza armadio, che è dove ha lavorato peggio, perché veramente ha lavorato malissimo. E niente, adesso dovrò ritinteggiare la stanza armadio. Mi hanno lasciato il colore e quindi ne approfitto. Ma la cosa che mi ha lasciato più di sasso è stata la moglie dell'imbianchino, che praticamente mi ha scritto sul profilo personale di Facebook, cioè dico, ma allora la questione è tra me e tuo marito, tu cosa ti metti in mezzo? Ma poi soprattutto insultandomi, ma che immagine dai a tuo marito? Già l'immagine se l'è compromessa lavorando malissimo.
Ci manca solo la moglie che si intromette, non è mai stata a casa mia, non ne sa niente, poi soprattutto non vai a risolvere i problemi insultando la persona, anzi adesso mi sono infervorata ancora di più, perché allora te mi insulti, ah sì, sta tranquilla mia cara. Vabbè, io ovviamente l'ho bloccata, non ho nemmeno risposto, anche perché io, se per me una persona non conta nulla, non mi metto assolutamente a litigare. Cioè, forse quando qualche anno fa sì, adesso proprio no, lascio più correre, non mi interessa più litigare con persone a cui non tengo, no? E quindi niente, lui proprio me ne freghista totale e tutto quanto, no? Ma la moglie poi soprattutto mi ha detto diciamo di avere maggiore intimità, di andare a cercare fantasmi, sia mai che qualcuno si conceda, cioè, a parte che i fantasmi non hanno bisogno di quello, e poi soprattutto io non li cerco i fantasmi, cioè forse hai fatto qualche errore di valutazione, io faccio solo urbex, non cerco fantasmi, anzi, cioè, li cercava chi li cercava, ma io no, non mi sono mai interessata alle indagini paranormali e ripeto, se dovessi mai imbattermi in un fantasma mi verrebbe un infarto perché mi verrebbe un colpo, quindi assolutamente no. E poi comunque, mia cara, forse quella in carestia sei te che hai tutti questi scleri, io no, infatti vedi che sono una persona molto molto tranquilla, eccetera, che poi la persona mi ha anche bloccato dalla pagina. Ah, piuttosto cerchiamo un confronto piuttosto che fare le cose così, no? Però sicuramente, visto che non vuole, che, con che spirito, eccetera, a parte che te non sei professionale, vi dico una roba, sto qua praticamente è un era un broker finanziario che ha fallito e adesso è andato a farlo in bianchino, si è riciclato così, quindi potete immaginare la professionalità, no, di questa persona, no? Ma adesso chi è che mi scrive? Ah no, ok, c'è la mia amica, cioè la fidanzata di Albifapo, sapete che siamo amiche, mia sorella, perché appunto ci stiamo accordando per mia nipote, poi vabbè, basta adesso. Finisco la colazione, mi vesto velocemente, non mi trucco neanche, non lo voglio, anche perché se devo provare dei vestiti, io evito di andare nei negozi truccata. Perché? Perché se lasci le tracce di trucco, potrebbero farti storie. Io invece vado struccata, che così non mi possono dire niente. Cioè, questo è un piccolo trucchetto che ho imparato quando ero già sedicenne. Io se devo fare shopping di vestiti vado sempre struccata, possibilmente in modo tale che non mi possono contestare nulla. Hai sporcato il vestito? No, ciccia, perché io sono struccata e gli faccio anche passare la mano davanti alla faccia in modo tale che ah no, no, non sei truccata, quindi non ti possiamo dire niente. E niente, qui insomma, questo è quanto, anche perché io cerco sempre di mediare, di sistemare le cose con calma. Certo che se tu sei indisponente, tua moglie arriva come una pazza furiosa a insultarmi, no? Che poi non pubblico gli insulti audio che mi ha inviato, altrimenti mi segnalerebbero il video e io per questa sclerata non ci voglio. Certo, avere la demonetizzazione o la segnalazione, perché proprio mi ha detto delle cose veramente pesantissime. Cioè, io fossi il marito mi sotterrerei, perché cioè, mi fai fare le figure così con i clienti, che poi ovviamente la cosa non finisce qua, perché ovviamente su Facebook e Instagram, quindi seguitemi su Facebook e Instagram, che lì posso essere un attimino più libera e appunto segnalare, dire tutto. Anche perché poi mi denuncia per diffamazione, no? Allora, a parte che
La diffamazione è ben altra, quindi forse dovresti un attimino informarti, ma poi ci sono le prove documentate che sono i muri pitturati male, quindi non è diffamazione, è constatazione, no? E quindi, cioè, cosa vuoi? Non puoi fare niente, cioè, poi a parte che mi sono messa a ridere, te mi denunci per diffamazione, ma, e poi mi insulti, cioè, come proprio passare dalla parte del torto, come una mia hater storica dell'Urbex, lo so che vi manca l'Urbex Novera, piccola parentesi, però sto raccogliendo degli elementi. Cioè, questa mi insulta e poi dice di trovarmi un avvocato. Cioè, capite l'ignoranza? Cioè, se volete denunciare una persona e quant'altro, non è che la dovete insultare se non passate dalla parte del torto, ma certe persone hanno il cervello così e non ci arrivano. Però la soddisfazione più grande è che secondo me ieri sera il pitturaro improvvisato e la cara mogliettina avranno litigato come non so che cosa. Peccato non essere lì ad assistere alla scena, perché a me poi queste cose gratificano, perché poi vabbè, quando io poi so di aver ragione e mi imbatto con una donna che sclera, isterica, io ragazzi, per me è l'apoteosi del divertimento, cioè. E poi queste persone isteriche sono veramente quelle su cui che puoi colpire più facilmente. Perché poi alla fine fondamentalmente sono tutto fumo e niente arrosto, no? Si limitano solo agli insulti. Dovete avere paura di chi è calmo, di chi è tranquillo. Perché chi è calmo e tranquillo ha la lucidità per ragionare. Infatti, io le mie vendette migliori le ho fatte da calma, non le ho fatte da pazza sclerata. No, calmatevi, pensate e poi agite. E quindi, questo è quanto, no? Adesso, poi dovrei sentire, poi, settimana prossima. Dovrei andare a fare l'Urbex con il mio solito amico. Adesso non so dove mi porta. Io gliel'ho detto. Mi sa che stasera, se ho voglia, faccio qualche dolcino, che poi lo metto via e li distribuisco. Eccomi qua. Allora, poi mangio l'uva fragola. Sempre l'acqua. Quello bevo veramente tanto io, eh. Anzi, mi faccio anche la tisana. Sto scoprendo i benefici delle tisane. Io che prima tisana, no! E invece adesso mi piace, adesso me la faccio perché dopo non ci sono. Quindi me la faccio. Mi farà tutta la lingua e le labbra blu. Dopo mi immagino il casino che ci sarà alla rete. Mi converrà parcheggiare fuori. Io faccio sempre così, parcheggio nella via vicino, perché è un delirio. Ogni volta rischi di fare un incidente. Perché?
poi il sabato, figuriamoci. Se vado con mio nipote, non mi viene la tristezza al centro commerciale. Se vado sola, sì, non mi piace tantissimo. Insomma, questo è quanto. Cioè, da un po' che non facevo video, vlog, chiacchiericci. Insomma, va giorno. Ah, a proposito poi di diatribe della casa, che a parte l'urbex novella, potrei fare la casa novella, no? Mi hanno preso il condizionatore, insomma, quelli della casa madre, mettiamola così, no? Per il momento non faccio il nome del marchio. E l'altro giorno mi scrive il tecnico dicendo che è colpa dell'installatore, di chi mi aveva installato il condizionatore. Io sono stata al gioco. Ah, va bene, gli ho detto quanto ti devo e mi ha chiesto dei soldi. Il punto è che mi ha chiesto dei soldi senza fattura, ma io dico, allora, lavori per una grande società e vai a chiedere soldi in nero a una cliente per WhatsApp, per iscritto? E allora lì ho detto, no ciccino, ah, io ho detto cosa ho fatto, cosa? Allora ho detto, ieri ho chiamato la casa madre. Ho segnalato la cosa, infatti mi sa che dopo poi mando anche una mail con tutto scritto. Ho detto, se entro settimana prossima non mi riportate il mio condizionatore montato e funzionante, io vado in guardia di finanza, perché in questo caso il torto ce l'avete, perché, cioè, ma poi lo chiedi per iscritto a una persona, cioè neanche via verbale, no, per iscritto lo vai a dire. Per la serie, facciamoci del male da soli. Io le cose te le dico senza arrabbiarmi, io te le dico con calma. Te non ascolti. E vabbè, poi dopo, quando si troveranno la denuncina, dopo vi faccio sapere. Settimana prossima dovrei fare altri video fetish con una persona. Questa settimana li ho fatti con uno slave. Niente, settimana prossima non farne ancora, e mi sto accordando anche con altre due persone. Detto questo, finisco di mangiare, bevo il caffè, mi vesto e filo da mia nipote. Ok, mentre mi vesto vi faccio vedere che fantastico lavoro di imbiancatura! E notare questa pennellata d'artista di contrasto, dai, veramente. Piuttosto me lo poteva dire che costava di più. Cioè, ma che lavoro, lavoro veramente orrendo. Ecco mia nipote. Allora, cosa hai scelto tu? Questo. Il padrino? Sì. Ecco. No, io prendo questo qua. Io prendo il pranzetto della nonna. Intanto sì, vabbè. Non so che cosa è venuto fuori. Ecco quello che ha preso mia nipote. Io sto aspettando il mio. Là là, ma che carino! Cioè, c'è pure la bicicletta. Che bello! Ecco qua, come può non mancare il gelato. Preso tiramisù panettrita, torta Sacher e cioccolato bianco, panna, che adoro la panna, più salsa al cioccolato bianco. Che buono! Eccoci, siamo al Viridia, che carini conigli! Qua sono i topolini bianchi. Fila! Guarda, guarda come e non c'ha più sete? ma carini, guardali, ecco qua mia nipote. Ma come fai a voler ste robacce ma qua in guardali casa? che teneri, Senti, teneri sono i chihuahua, non questi. piccoli. Ecco, guarda che carino che vedi. Anche no, Martina, mi bastano i miei chihuahua. No, io voglio troppo. Ma contento. Ma tu già ce li hai i topi? Senti, sono più carini e dolci Guarda sti questo robi che qua. tenero! Ma come fanno a piacerti le Guardalo! lucertole? Che roba brutta. Eccomi, sono nel camerino di Bershka. Allora, prenderò questa maglia, poi
ho provato questa gonna nera, ma ho mandato mia nipote a prenderla rossa, perché c'è da dire una cosa, mia nipote come personal shopper è fantastica, cioè mi sto facendo praticamente vestire da lei, infatti dopo a casa vi faccio vedere quello che prendo. A parte questa maglia, ho preso una gonna e adesso ne voglio prendere un'altra rossa se c'è la taglia, ma mia nipote è favolosa per fare la personal shopper, ha diciamo l'occhio più attento rispetto al mio. Eccomi qua finalmente a casa, non ho messo ring light o quant'altro perché vabbè sono in sala e tutto, vabbè insomma ho fatto acquisti, vediamo cosa ho preso al centro commerciale di Arese. Allora ho fatto spese da Primark, ho preso due confezioni di questi, quindi dischetti di cotone sono sempre utili, 120 per confezione, 75 centesimi, quindi prezzi stracciatissimi. Due paia di calze da casa, mi piace un sacco questo tessuto tutto peluscioso, sono morbide, calde, vanno bene, 2,50 €. Un pacco di altre calze, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ah ok, 7 paia di calze a 3,50 €, ok, ho bisogno di calzini, infatti ne ho prese altre 7 paia, sì, tutti animalier, vabbè, quello sui toni del giallo e questo sui toni del viola, grigio, eccetera, e poi ho preso questo set di 3 nastri per capelli che va benissimo, insomma shopping molto easy da Primark. Poi vabbè ho preso un set da viaggio per mia nipote che lo voleva, se l'è già portato a casa. Ho fatto spese da Sephora che c'era il 15% di sconto e da Bershka. Allora da Bershka, appunto sotto consiglio di mia nipote, ho preso questa maglia con, adesso non mi ricordo come si chiama, cavolo, sì, è Angelina Jolie, poi vabbè, adesso non ho il lapsus, non mi ricordo come si chiama, proprio non me lo ricordo, ho preso la taglia S comunque. Poi ho preso questa gonna con doppia fibbia e cerniera centrale, in tutto ho speso 30 €, no, a me piace un sacco poi prendere questi vestiti a poco prezzo, che poi se si spulcia bene li trovi anche di buona qualità, quindi non è vero che se un vestito costa poco sia automaticamente di pessima qualità. E infine da Sephora, non mi hanno lasciato manco un campioncino, anzi sì, era di profumo ma l'ho lasciato a mia nipote perché io sono allergica al profumo, ho preso la Honey, la Naked Honey, la volevo da diversi mesi. Allora io adesso ho fatto un po' di, mi sto limitando molto anche con gli acquisti di make up, anche perché non è che io mi trucco così tanto e poi comunque di trucchi ne ho, però questa mi piaceva un sacco, mi piace un sacco il packaging e mi piacciono un sacco gli ombretti, vabbè adesso non li swatcho, eccoli qua, non si vede neanche benissimo perché non è che la mia luce sia così forte, ma poi comunque ci sono altri youtuber che si occupano proprio di beauty. Forse è meglio che se ne occupano loro, visto che io il beauty lo uso solamente, diciamo, per uso personale o proprio i rudimenti del make-up, devo essere sincera, anche perché nel 90% dei casi esco sempre struccata. Perché non c'ho voglia, perché devo fare urbex, perché comunque devo fare la spesa, eccetera. Quindi lo uso solo per girare video fetish, per girare qualche video di YouTube e per lavoro, basta. Queste sono le occasioni in cui mi trucco il più delle volte. E quindi questo è il mio shopping essenziale, che erano cose che mi servivano ma poi nulla di più, basta. Poi sto puntando a un paio di cose sul web, adesso vedo, ma hanno anche abbastanza
cioè hanno i prezzi anche abbastanza bassi. Poi vabbè, sono stata a casa dei miei, sono andata a salutare loro, anche perché insomma abitano praticamente al piano di sotto, quindi cioè vado, esco con mia nipote, non vado a salutare i miei, si sarebbero un tantino offesi. Mi sono presa i cazziatoni epocali di mio padre, ma ormai quelli sono storici, sempre da farmi il cazziatone, ma poi basta, insomma non è che c'è altro. Va bene, allora io vado a dormire che sono stanchissima, non so se domani vloggerò o che altro, anche perché domani appunto sto a casa, se volete insomma vi faccio vedere quello che faccio a casa, ma io a parte qualche uscita o quando vado a fare urbex o quando vado da San Fabio, non è che faccio chissà che vita ricca di animazione durante le giornate, io passo tutto il tempo al computer, quindi sempre a casa, quello è. Va bene, allora vi auguro buonanotte e ci vediamo domani. Ciao ciao! Eccomi qua, buona domenica. È domenica, sono quasi le 2:30 del pomeriggio. Oggi mi sono svegliata verso le 10, sono uscita a fare una passeggiata sia da sola che con i cani. Adesso mi appresto a mangiare. Quindi mangio tacchino grigliato con riso basmati integrale. È stata una nuova scoperta, mi piace un sacco. Più del basmati classico e poi questo, quindi insalata di finocchi e cetriolini. Questo è quello che mangio, poi vabbè adesso mangio, dopo mi preparo e giro qualche video fetish a casa da sola, dopo devo scrivere delle trame perché domani devo avere una persona e girare video fetish con questa persona, quindi dopo devo scrivere, devo contattarla via WhatsApp con le possibili trame tra virgolette, e quindi questo è quello che faccio di domenica. Ho lavorato un po' al computer, risposto un po' di mail di lavoro, vi ho risparmiato la noia di vedermi al computer e basta. Insomma, guardando qualche video di YouTube mi è venuto in mente qualche story time da fare, in modo tale che, visto che vi piace tanto sentirmi parlare, intanto si è cascato il cavalletto, niente di grave, e appunto stavo guardando il video di Osservatrice Scaltra in merito ai testimoni di Geova, ecco, e quindi posso fare un video di story time su di loro, visto che ho avuto delle esperienze molto molto dirette e quindi posso tranquillamente raccontare la mia, e quindi farò un video a parte, non ne parlo adesso, anche perché comunque è una questione anche abbastanza delicata perché riguarda dei miei parenti, quindi devo un attimino prepararmi e ne parlo, magari dopo faccio un video a parte. Basta, insomma, si qua c'è la perla che sta ronzando intorno al mio tacchino grigliato, cioè praticamente il più pozzo senza fondo è la perla, ma è la Lizzy, ecco, è arrivata anche la Lizzy, parlavamo di lei. Allora, poi in merito alla canzone, io sono magra dentro, di Kitty, non voglio fare il nome della youtuber, non mi va. Allora devo aspettare l'ok di San Fabio perché diciamo ci sono dei suoi problemi personali, che visto che lui non l'ha detto su Instagram, Facebook e quant'altro, non vedo perché lo devo fare io, ma sto aspettando il suo ok. Intanto la canzone c'era sul cellulare e la devo studiare. Quindi praticamente la so all'80%. Diciamo l'ha fatta un po' più complessa delle sue solite. Ecco, quello sì. Questo lo devo dire. E basta. Adesso allora continuo a mangiare e ci vediamo dopo che faccio appunto mi preparo, mi trucco
in giro qualche video. Anzi, poi mi sa che adesso vedo di fare qualche clip appunto della canzone, poi la invio a San Fabio, vediamo se gli va bene. E basta, così magari ottimizziamo anche un po' i tempi per il video e tutto. Noi ci vediamo dopo, ciao 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 ciao. Eccomi qua. Allora, adesso giro appunto i video fetish. Qua c'è il green screen, beh, un semplice telo verde di un tessuto anche abbastanza di pessima qualità. Quindi adesso giro i video, poi magari faccio anche la video presentazione con Venus, già che ci sono. Basta, adesso si spengo anche il riscaldamento, che in mansarda ho messo appunto il condizionatore dual, quindi a posto. Quindi la domenica sta procedendo così. Mi devo anche spicciare perché poi in inverno purtroppo fa buio molto presto. Eccomi qua, ormai è 00:11, perché nel mentre mi sono messa appunto a girare qualche video fetish da sola, poi ho risposto a qualche mail di lavoro, preso in carico degli articoli, tanto per cambiare, per adulti, perché mi piacciono un sacco. E niente, poi mi sono dedicata un po' alle pulizie della cucina, quindi ho pulito il forno che aveva un aspetto inguardabile, e nel mentre ho anche preparato dei biscottini per domani. Eccoli qua, biscottini con farina d'avena aromatizzata, hanno anche un bel aspetto, quindi non so domani com'è. Poi ho preso accordo con la persona che devo vedere domani per il fetish. Devo fare sia la dominatrice sia anche la schiava. Comunque le chiedo di fare la schiava, perché comunque a me piace fare la slave, quindi io lo faccio senza problemi, mi piace un sacco, mi piacciono entrambi i ruoli, quindi perché negarmi questo piacere, visto che mi piacciono entrambe le cose. Quindi domani mi devo alzare presto, ormai più tardi mi devo alzare presto, devo cominciare a scrivere gli articoli, andare a fare la spesa, andare a fare carburante, insomma ho già la lista di cose pronte, anche perché poi devo andare a girare i filmati nel pomeriggio, quindi sarò impegnata là, che se io poi a volte non filmo in certi frangenti è perché sono comunque poco vestita e YouTube mi bannerebbe subito, e quindi evito addirittura di girare. Ad ogni modo, va bene, vi auguro buonanotte, vado a mettere di là la fotocamera perché mi serve insieme a tutta l'attrezzatura da portare per i video, e niente, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!